Un dipinto da 4 soldi in una cornice meravigliosa è stato pagato 500 milioni. Così avrebbero titolato i colleghi della cronaca nera, ma noi che sportivi siamo non entriamo in suggestioni linguistiche. Partita brutta, Milan vicino allo scoppio, Juventus sfortunata. È tutto qui più o meno. Lidom con ironia, siamo più forti dell'Olanda. Trapp con malinconia, l'ultimo tentativo ci è andato storto. Si dovrebbe a questo punto parlare del passaggio di consegne nel senso dello scudetto. Invece, anche i più accaniti milanisti dovranno riconoscere che la cottura è vicina e quindi adagio con gli ottimismi. La partita ha così suggerito più impressioni per il futuro che episodi di cronaca. Si è capito, e Albertosi l'ha capito prima di tutti, che la difesa milanista di questi tempi pare un po' imbambolata e buon per essa che nella Juventus di oggi non certamente siano state le punte a brillare. Va al tiro Furino e Albertosi se la prende coi suoi. Poi il portiere non ha nemmeno il tempo di arrabbiarsi con De Vecchi che mette Tardelli in zona gol. Quindi ancora Causio ci prova dal limite facendo balbettare Albertosi. Mentre il suo ex amico Zoff riposa dall'altra parte, Albertosi è sempre invitato ad esibirsi, i pugni per neutralizzare la bomba di Cucureddo. L'azione gol del Milan è questa, da Novellino per Maldera. Un rimpallo fortunoso ed il terzinone si presenta davanti a Zoff. Il sinistro Carogna passa prima che Sartori ci metta il piede. Altri pericoli per la porta milanista, Verza, e Albertosi se la cava con l'esperienza, Virdis e Bett se la cava con una caviglia. Il Milan boccheggia ed il giovane Sartori gli dà tempo per respirare avvicinando Zoff con conclusioni innocue. Di tutt'altro genere le iniziative dei bianconeri. Benetti, subentrato a Morini, scarica sulla traversa la sua punizione e poi il gol che farà tanto discutere. Lo segna Tardelli con una splendida rovesciata. Per Michelotti è gioco pericoloso, per i milanisti l'ultimo attentato alle coronarie. La brutta partita finisce 0-0, Furino e Novellino fanno prima degli altri a rientrare sotto la doccia. Monzon domenica nel derby non ci sarà, come Antonelli e forse Bett, entrambi infortunati. Insomma, la stella rossonera è ancora tutta da sudare.